let me tell you something about a freedom that you can only dream. Let me tell you something about a freedom that you can only dream. Principalmente sto usando questa Gibson Flying V del 96. Questa è un'ottima chitarra proprio anche per il genere che facciamo noi. Poi questa è una Gibson SG standard, è abbastanza recente, dovrebbe essere il 2010, esatto. E questa è principalmente accordata in sol aperto. E poi utilizzo anche questa, che è molto affezionato, alla quale sono affezionato, la mia prima chitarra, una Squier Stratocaster del 98, dovrebbe essere 98-99. Per quanto riguarda, diciamo, una sonorità un po' più acida rispetto alle altre. Per quanto riguarda i pedali, invece, principalmente intendo usare la distorsione dell'ampli, ma qui abbiamo qualche pedale Fulton CD, un overdrive, più che altro lo uso come booster, e la Roto Machine della Line 6, effetto Leslie. Poi qui ci sono tanti altri pedali, ma principalmente utilizzo il Wah-Wah Crybaby e Chromatic Tuner della Boss, e ho un delay dell'Ibanez, tremolo, chorus, sempre della Boss, un Dan Electro, questo qui è un Univibe, effetto Univibe, e è stato regalato da Alvin Younglo d'Art, e due distorsori della Boss che comunque tengo di riserva sempre in caso mi succeda qualche cosa a qualche altro pedale. Per quanto riguarda gli amplificatori, principalmente ne utilizzo due assieme. Questi sono i tre che sto utilizzando in questo momento: Fender Hot Rod Deluxe, e questa è una testata JMP del 71, Marshall degli anni 70. La cassa con Connie Greenback, quattro Connie Greenback appunto. E questo è un Vox AC30 che ha una delle mie sonorità preferite, perché comunque rispecchia molto il sound che suoniamo, e preferisco infatti usarne due assieme per avere un suono un pochino più grosso, un pochino più aspro in certi altri momenti, diciamo in base alle esigenze della canzone. Questi sono alcuni dei bassi che ho usato per questa registrazione, per questa session del disco. Questo è il mio principale, una Gibson Les Paul del 72, che è il mio basso, diciamo, principale. Dopo ho usato anche un Gibson Thunderbird, un Gibson Thunderbird abbastanza recente. Prediligo i bassi Gibson in genere. E questo riedizione dell'Ampeg del 1972, e dopo anche questo Dan Electro che mi è stato regalato da Alvin Younglo d'Art, che è stato costruito da lui, ed è un basso che monta a corde liscia, quindi è un suono molto retro, molto soul, un suono molto Stax che ho usato in alcuni brani, e basta. Dopo ho usato un Wah-Wah della Dunlop. Abbiamo registrato
questo disco live in studio, suonando tutti insieme un po' alla vecchia maniera e ovviamente con gli amplificatori chiusi in diverse stanze. Per quanto riguarda il basso, ho usato il mio Mark Bass con la cassa, con una cassa Ampeg amplificata da due microfoni, uno per l'ambiente e uno direttamente sui coni. Per prendere la vera essenza, diciamo, del suono del basso. Come anche tutti gli altri strumenti sono stati registrati dal vivo con microfoni d'ambiente, compresa la batteria e anche ovviamente la chitarra. You can find your shelter in me. Ciao a tutti, sono Silver Bassi e questa è la mia Ludwig Keystone. Ho preso questo modello della Ludwig perché è una riedizione degli anni 60-70 e perché ha ovviamente il suono che più piace a me e più adatto al tipo di musica che suoniamo. Il brullante è sempre una Ludwig, modello supraphonic, molto potente ma anche molto duttile sulle dinamiche pianoforte. E ho preso questo set della Ludwig per avere il classico suono degli anni 60-70. Ad esempio anche io uso tenere la pelle risonante chiusa come si usava una volta e dentro la cassa non metto assolutamente niente per avere proprio quel suono di cassa che suonava come i tamburi di una volta, i tamburi grandi delle bande classiche di New Orleans. Temporary Happiness perché la maggior parte dei testi e delle liriche di questo nostro ultimo album parlano appunto di questa felicità temporanea che questa nostra società sta vivendo, quindi questa corsa al sistemarsi, questa corsa all'inutile, questa mancanza di valori e di gioie nelle piccole cose, l'essere distratti per le cose per cui vale la pena vivere, invece essere attratti da una vincita magari momentanea, da un gratta e vinci, da questa speranza di fare una vita, poi non si sa se più felice o meno. E comunque sono tematiche che appunto vivendo questi giorni e ragionando un po', meditando un po' sulla vita che stiamo conducendo, ci siamo accorti che la maggior parte dei testi che scrivavamo in qualche modo parlavano appunto di questa felicità momentanea, che appunto di questa vita un po' vuota e priva di valori, priva di amore, di passione, di emozioni. Quello che abbiamo voluto mantenere principalmente in questo lavoro in studio è stata la freschezza con cui sono nati questi brani, tutti nati magari durante alcuni soundcheck, tra prove dei suoni, negli ultimi due anni di attività della band, no? In seguito a diverse collaborazioni. La band ha girato per diversi tours, anche diverse uscite con Alvin Ambled Heart, dove abbiamo suonato anche parecchi concerti in Inghilterra, un po' in tutta Europa, anche in Brasile, oppure con Johnny Neal con il quale abbiamo fatto un tour di 17-18 date un paio d'anni fa, oppure delle jam, delle collaborazioni con Warren Haynes Band, Love Mule, Dana Fuchs. Sono tutte state delle esperienze che comunque hanno arricchito la nostra musicalità e anche ci hanno arricchito i differenti modi di comporre o di essere influenzati da un genere o da un altro. Quindi
noi siamo ovviamente una band essenzialmente rock, che però ama anche ed è stata anche influenzata da certe sonorità soul anni 70, 60, da una certa psichedelia tipica della West Coast della fine degli anni 60, ovviamente dal blues, dal funk di James Brown, e tutte queste nostre influenze, diciamo, sono state negli anni, concerto dopo concerto, tour dopo tour, si sono trovate, diciamo, alla fine in questo nostro ultimo lavoro, del quale siamo molto contenti, e che suona appunto come un disco ovviamente rock, però con delle ballate, delle melodie di un certo tipo, delle ritmiche di un altro tipo. Abbiamo voluto mettere una sezione fiati, anche dei cori femminili, un paio di brani, e ovviamente la nostra attitudine all'improvvisazione, alle jam, che è presente in più di qualche brano dell'ultimo disco. La cosa fondamentale per noi è che il disco suoni veramente, non come tutte le produzioni degli ultimi decenni, che sono molto trattate in studio, e dove tutto è perfettamente, tutte le battute sono perfette, schematiche, e non c'è molto spazio alla creatività e all'improvvisazione. Diciamo che abbiamo voluto tornare un po' indietro, e anche essendo liberi fortunatamente da delle scelte altrui, diciamo, siamo stati completamente liberi in studio di esprimere i nostri nuovi brani come volevamo noi, quindi con anche volendo con qualche imperfezione, però scegliendo alla fine il risultato finale, che è quello che a noi importa. A volte capita magari che, non so, la take che scegliamo non è quella tecnicamente migliore, ma è quella che emozionalmente dà di più. Siamo già pieni di produzioni taroccate in studio, e poi dal vivo la maggior parte delle volte vai a sentire la band e la gente resta delusa. Questa è una cosa che noi non vogliamo. You gotta stand for your brother. Ain't nobody gonna mess with my love. You gotta stand for your brother.